Ciao a tutte, non so voi, ma a me sembra molto molto grazioso. Allora, io adesso le perline le ho appoggiate sopra, non sono incollate. Volendo uno le può mettere, ma è carino anche senza niente. Vedete? Come ferma a posto, come applicazioni, sono carine. Cambiamo il colore delle rose. E possiamo farne quanti ne vogliamo. Adesso proviamo a farle insieme. Allora, occorrente per fare questo cestino serve filo verde per fare le foglie, filo bianco per il cestino. Questa volta facciamo le roselline gialle, cotone numero 8. Io ho preso l'uncinetto 1,25 e le forbici. Andiamo a iniziare. Allora, iniziamo facendo il cestino e facciamo 12 catenelle. 1, 2, 3. Da qui facciamo 3 catenelle, che sarebbe la prima maglia alta, e prendiamo sulla catenella. Abbiamo fatto 12 maglie alte. Ora facciamo 3 catenelle. Giriamo il lavoro e sullo stesso punto facciamo una maglia alta. Praticamente da 12 ne portiamo a 14. 3. Sulla terza catenella facciamo 2 maglie alte, 1 e 2, sullo stesso punto. Praticamente abbiamo iniziato ad allargare il cestino. Ora facciamo 1, 2, 3, giriamo e sullo stesso punto facciamo 2 maglie alte, 1 e 2. Sono 3, praticamente 3 maglie alte sullo stesso punto. Una catenella, 1, 2, lasciamo 2 punti di base e facciamo 3 maglie alte sullo stesso punto. 1, 2 e 3. Una catenella, 1, 2, lasciamo 2 punti di base e facciamo 3 maglie alte sullo stesso punto. 1, 2 e 3. Una catenella, lasciamo 2 punti di base e facciamo 1,
Una catenella, lasciamo 2 punti di base e su questo facciamo 2 maglie alte, 1, 2, e la terza la facciamo sopra le catenelle, sulla terza catenella, in questa maniera. E abbiamo 1, 2, 3, 4 forellini. Qui rifacciamo 1, 2 e 3. Giriamo il lavoro e rifacciamo sempre sullo stesso punto 3 maglie alte, cioè 1, 2, questa è la terza, una catenella e rifacciamo 3 maglie alte sopra la catenella sottostante, una catenella e 3 maglie alte. Una catenella e 3 maglie alte. Catenella e 3 maglie alte. Una catenella e sull'ultimo punto facciamo le 3 maglie alte. Facciamo ancora, allora 1, 2, 3, 4 giri, insomma, sempre aumentando la larghezza del cestino. Poi lo potete fare come volete, più piccolo, più grande, basta aumentare i giri e la parte laterale. Una catenella e 3 maglie alte. Una catenella e sempre sulla terza catenella sottostante rifacciamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Qui faccio 3 catenelle e faccio 3 maglie alte sopra a quelle già fatte. Allora, 3 catenelle, prendo 1 e 2, una catenella, e rifaccio le 3 maglie alte, una catenella, 1, 3. Praticamente qui, come vedete, ho fatte quasi tutte attaccate le 6 maglie catenella, 3.
Ho fatto una catenella, rifacciamo le tre maglie alte sopra quelle sottostanti. 1 e 1 3 sull'ultima. Il cestino l'abbiamo fatto. Fermare anche i fili se non volete che vi diano fastidio. E lo prendiamo il filo verde. Partiamo praticamente. Allora, le parti queste un po' più grandi dove stanno le 6 catenelle lasciamo stare e facciamo una cappiolina. Prendiamo il filo da questa parte, lo tiriamo, facciamo 1, 2 e 3, facciamo una mezza maglia alta. Una catenella, una mezza maglia alta e ancora un'altra mezza maglia alta. Una catenella e passiamo da quest'altra parte. Qui facciamo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. E una catenella, passiamo da quest'altra parte e rifacciamo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Lo possiamo tagliare. Una catenella. Ancora 2 maglie alte. Una catenella, 2 maglie alte. Una catenella e 2 mezze maglie alte. Una catenella e 2 mezze maglie alte. E 2. Praticamente sono 2 mezze maglie alte, una catenella, 2 mezze maglie alte. Le tre a centro sono tutte maglie alte, tutte separate da una catenella, sia il primo gruppo che da un gruppo a un altro. Vedete, qui possiamo tagliare il filo. Fermate.
Installatelo così almeno non vi dà fastidio. Tanto è facilissimo fermarlo. Facciamo le roselline rosa. Potete farle fucsia, arancioni, i colori che volete. E adesso intanto le facciamo insieme rosa. Prendiamo al centro del primo gruppetto verde. Faccio sempre la cappiolina prima. In questa maniera. Fate 3 catenelle, 1, 2 e 3 al solito, e facciamo 5 maglie alte. Tutte al centro del verde, 1, 2, 3, 4, 5 e una 6. Tirate il filo dalla terza catenella dell'inizio, la chiudete e fate tipo rosellina. Poi fate 3 catenelle, 1, 2 e 3 e prendete al centro. 1, 2, 3 e riprendete al centro. 1, 2 e 3 e riprendete al centro. Facciamo una catenella e facciamo una maglia bassa al centro, una catenella e riprendiamo al centro del verde nelle due maglie alte. E rifacciamo, io ho visto che praticamente invece di 6 maglie alte, se anche ne facciamo 7, viene più bombata la rosellina, cioè più carina. 2, 3, 5, 6 e 7. Tirate il filo, andate sulla prima maglia alta qui e tirate il filo. E facciamo sempre le solite 3 catenelle al centro, una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa al centro, una catenella. E andiamo a fare le 7 maglie alte. Vedete, viene proprio bombate di 6, 7 maglie alte facciamo. 3. Rifacciamo 1, 2 e 3. Una maglia bassa, scusate, una catenella e una maglia bassa.
una catenella e rifacciamo la rosellina. Facciamo le 3 catenelle. E sempre al centro una maglia bassa. Maglia bassa, 1, 2, 3 e una maglia bassa sempre al centro. Praticamente questa serve per fare, sembra che abbia più foglie, vedete? La rosellina sia più piena. Una catenella, una maglia bassa, rifacciamo una catenella e rifacciamo l'ultima rosellina. Uno, due, una, sette. Tiriamo il filo e abbiamo finito le roselline. Questi sono carini anche come segnaposti. Se uno li fa, i cestini li fa rossi, volendo, può fare anche per delle bomboniere per una laurea, qualcosa. Fermato. Ora facciamo il manico del cestino, che anche questo è semplicissimo. Allora, prendete praticamente allora 1, 2, 3 sulla quarta maglia alta e facciamo 1, 2 e 3. Sullo stesso punto fate altre 2 maglie alte, 1 e 2 e continuate 1, 2, 3. E sullo stesso punto facciamo altre 2 maglie stesso punto sempre altre 2 maglie alte. E due.
vedete, praticamente dobbiamo arrivare da quest'altra parte. Io questi ne ho fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 archetti. Vediamo se questo porta uguale. Ne hanno fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi raccomando, se il video, il tutorial vi è piaciuto, lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale. Poi andiamo avanti, man mano, se trovo qualche cos'altro, vi farò vedere. Fa vedere come finire per attaccare il manico del cestino, altrimenti allora. 14, 15, vediamo se è sufficiente. Credo di sì, che sia sufficiente. Facciamo l'ultimo, magari che attacchiamo direttamente da questa parte. Facciamo uno in più. 2, 3. Prendiamo la quarta, mettete dritto il manichetto, prendiamo sulla quarta maglia alta, 1, 2, 3, 4 come abbiamo fatto da quell'altra parte, tirate il filo. Punto dove finisce praticamente, ecco, e facciamo una maglia bassa. Tirate il filo e abbiamo finito anche questo. Fermare il filo per farvi rivedere. Finiti. Come vi ho già detto, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale. Guardate, sono carini. Ciao, alla prossima!